giovani ragazze, incipriatevi il naso e poi andremo al bar. Un attimo, avete sentito? Le rane stanno sussurrando qualcosa, sentiamo. Ragazze, credo che dovremmo organizzare delle lotte con le bunny dopo la scuola. Chi è favorevole alzi la mano. Noi! Fantastico! Blondie, scusa, ma perché dobbiamo combattere con le bunny? Beh, perché se ne vanno in giro e credono di essere chissà chi, ecco perché. Siamo stanchi di tutte queste cose. Possiamo evitare di partecipare, per favore? No, sarai dalla nostra parte e le bunny saranno spaventate. Più siamo e meglio è. Sì, tutti andranno a fare i cattivi perché saremo contro di loro e vinceremo. E se chiamassero i giocatori di basket? Esattamente. Se succederà, chiameranno i cestisti e si batteranno con noi, già lo sapete. Zuppa, hai paura dei giocatori di basket? Beh, solo un po'. Però dobbiamo indossare qualcosa di comodo. La gonna rischia di intralciarci nei movimenti di lotta. Zenia, sei matta? A chi importa della gonna? Useremo il cervello stavolta. Certo. Oh, ragazzi, avete sentito? Le rane sono pazze. Bene, quindi dobbiamo fare qualcosa. Allora, dopo la lezione vi aspetto tutte quante all'ingresso. Dovete esserci. Ok. Giada, ciao. Come amministratrice di questa scuola dovresti occupartene perché non va bene. Le rane vogliono organizzare un incontro con noi. Si vogliono fare a lotta, devi fare qualcosa. Non dobbiamo risolverla così. Ehi, calme, troppe informazioni, non ci capisco niente. Ok, Giada, ecco maggiori dettagli. Le rane dall'aula 12 stanno organizzando un incontro di lotta con noi. Vogliono chiarire alcune cose, dicono. Sì, ma cosa? Siamo le ragazze più carine perché vogliono farci questo. Esatto, forse il problema è che non c'è nessuna meglio di noi? Ragazze, siete serie? Sono l'unica che pensa che questo sia troppo. 4 contro 1 non se ne parla, d'accordo? Ottimo, la nostra amministratrice non vuole immischiarsi nei problemi della scuola, lo faremo presente. Ok, credo sia arrivato il momento di andare dai giocatori. Andate anche a lamentarvi dai vostri giocatori. Io me ne sto buona e mi faccio gli affari miei, che è meglio sicuramente. Bene, ragazze, soluzioni? Andiamo a lamentarci dai giocatori. E se non volessero essere coinvolti? Salve, Bunnies. Salve, professor Mike. Non dobbiamo coinvolgere i nostri fidanzati in questa storia. Non capisco perché le rane non vogliono lasciarci stare. In questo modo forse vogliono farsi notare, dimostrare di essere forti. Ma non succederà mai. Avevo tanti progetti per oggi, ma le rane hanno distrutto tutto quanto. Bene, ragazze, ma non andrà così. Noi le rimetteremo al loro posto. Le rane però sono così grosse e noi siamo piccoline e magre. Ci distruggeranno con un dito. Concordo. Ragazze, non fate così, lotteremo fino alla fine e vinceremo, d'accordo? Ragazze, qualunque cosa pensino le rane, non succederà niente. Siamo bunny, siamo una squadra e siamo molto forti. Possiamo proteggerci? Aspetto la tua lista, Giada, ok? Va bene, professore. Le rane sono le migliori! Hai detto bene, Giada. Rane, siete forti! Ehi, rane! Ciao, bunny! Spero che non correrete da nessuna parte dopo le lezioni perché vi aspetta una sorpresina. Una sorpresa divertente. Rimarrete scioccate. Hai sentito? Le rane ci prendono in giro con la sorpresa. L'importante è che facciamo finta di non sapere. Sì, avremo tutto il tempo di prepararci e sarà peggio per loro. Sì, ragazze, dobbiamo prepararci. Ma Scott, voglio farti i complimenti. Stai facendo un ottimo lavoro, dico davvero. Grazie, Coach Abby. E sa una cosa? Mi impegnerò ancora di più. E le ragazze dovrebbero davvero prendere esempio da te. È lei che ci ha chiamato, Coach Abby. Wow, ragazzi, siete molto pigri. Grazie per il complimento, Coach Abby. Lo sappiamo già, lo sa? Ragazzi, pensate davvero che vi abbia fatto un complimento? Ma come siete conciati? Che cos'è questo look? Senta, coach, ci ha chiamati per darci una lezione? Me ne vado. Torna indietro, Timothy, è un insegnante, non vedi? Coach Abby non le piace, a tutta la scuola piace. Sì, ci hanno scattato anche delle foto. Allora, che vuole, Coach Abby? Non vogliamo chiacchiere da 4 soldi. Sentite, non siete maleducati con la Coach Abby, è chiaro? Ma Scott, non ti preoccupare, giocatori di basket, so che siete molto maleducati, però non importa, raggiungeremo un accordo. Le ragazze hanno una gara tra 3 settimane. Come se non lo sapessimo. Perché ce lo sta dicendo, Coach Abby? Le nostre tipe ci dicono tutto, non ci nascondono segreti, sa? Sono felice che voi lo sappiate, quindi niente appuntamenti, niente
niente caffè, niente cinema. Questo concorso è una cosa seria, quindi dobbiamo fare tutto il possibile. Sì, forte. Sono davvero stanco di tutte queste cose. Ma coach, io e Nat domani abbiamo organizzato un appuntamento? Non ci credo. Bene, Simone, domani niente appuntamento con Diana. Beh, sono così felice di questo, sì. Allora anche Mascotte e Maya non dovranno avere nessun appuntamento. Così sarà più giusto. L'ho già detto io a Maya. Niente appuntamenti prima della gara. Era ovvio, sapete? Bene, giocatori, diciamo che mi fido di voi. Ma se so che uno di voi porta le mie ragazze da qualche parte, ve la vedrete con me. Molto bene, ragazzotti, ciao. Fermati. Mascot, pensi di essere il più intelligente? La fai con la coach Abby? Forza, riprenditi la testa, forza. È la mia testa, ridatemela. Ridatemi la mia bunny testa, forza! Perché non la prendi? I calciatori battono tutti, i calciatori vinceranno! Ragazze, la limonata! Grazie, pizza! I calciatori battono tutti, i calciatori vinceranno! Ragazze, ma cosa prendi alle calciatrici? Beh, vogliono farci concorrenza. In un certo senso le capisco. Il loro addestramento fa ridere. Sì, lo slogan è divertentissimo. I giocatori vinceranno. I calciatori sono forti, i calciatori battono tutti, i calciatori vinceranno! Zalina è diventata una calciatrice. Finalmente! Ero stufo di sentirla parlare di cheerleaders. Però non è così brava come calciatrice. Perché non guardi Lauren? Mi dà solo fastidio il nome della squadra, Maialine. Siete i più belli! Kev, allora sono piga o no se ti faccio il tifo? Di, ma la nostra squadra vincerà. Beh, vedremo se la squadra vincerà. La squadra delle Maialine non ha mai vinto, si sa. Di, ma vedrai che stavolta vinceremo di sicuro. Ci siamo preparate per bene. E allora forza, forza! I calciatori battono tutti, i calciatori vinceranno! Perché devono allenarsi proprio perché qui? Perché si allenano mangiando, mangiando e poi rimangiando. Sì, è vero, loro mangiano un sacco. Sono calciatrici maialine, è tutto nella norma. Ci siamo allenati, ora dobbiamo mangiare 4 pizze con doppio formaggio. Quanto cavolo mangiano quelle? Non mangio così nemmeno se ho una voragine nello stomaco. Forza, facciamo shakey shakey. Bene, ragazze, credo che se le rane avranno paura di noi, allora ci lasceranno in pace. Forte, come facciamo a spaventarle? Sì, non siamo cattive. E forse possiamo trovare qualcuno cattivo? Dobbiamo solo diventare cattive. E come? Non lo so, facciamo qualcosa. Diana, lo capiranno. Eva, aspetta, non ho finito. Vi devo dire una cosa sui vostri cestisti, ragazzotti. Mascot, che succede? Perché sei così spettinato? Sapete che hanno fatto i cestisti? Hanno preso la mia testa e l'hanno lanciata per tutta la palestra, come se fosse una grande palla. Di sicuro scherzavano. No, per niente. Va bene, Mascot, ci dispiace, parleremo con loro, ma più tardi, ora abbiamo altri problemi. D'accordo? No, ragazze, non va bene. Dovete dire ai giocatori di basket che devono lasciare in pace la Mascot. Uffa. Mascot, senti un attimo, ma chi è stato? Chi ha lanciato la testa? C'erano tutti lì. Timothy, Simone, Romeo e Jacat. E se l'orecchio mi cadrà, lo ricuciranno loro. Va bene, Mascot, ora però calmati. Non toccare la mia Mascot. Va bene, non la tocco. Ragazze, rilassatevi. Mascotte, ascolta, parleremo con i giocatori di basket. Però ora abbiamo un problema molto più serio da risolvere. Certo, perché i miei problemi non valgono niente. È solo la testa della Mascotte, non è vero? Mascotte, che prendi? Niente. Anzi, un bicchiere d'acqua bio naturale e fresca. Mascotte, che dici? Non vuoi la carota fresca? Va bene. Non si ha voglia di carote fresche quando si è ansiogeni. Ok, Diana, adesso che facciamo? Allora, ragazze, scegliete ciascuna un dito e poi decideremo chi combatterà contro le rane. Che ne dite allora? Non lo so, perché se mi sbaglio io non voglio combattere. Non so farlo in realtà. Beh, neanch'io lo so fare. Beh, ragazze, ci sono 4 possibilità, 4 nomi. Diana, Eva, Maya e Nat. Avanti, su, potete farcela, combatterete, lo faremo tutte. Oh mio Dio, va bene. Questa. 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 Diana, chi diventerà la ragazza combattente? Congratulazioni, Eva e Nat, diventerete le cattive ragazze. Oh, accidenti. Ragazze, contiamo su di voi, d'accordo? Sì, ragazze, state tranquille, che volete che sia, ci mettete un po' di forza. Ma mi riconosceranno tutti quanti, no?
Credimi, ho un piano, non ti riconosceranno. Che ne pensi, Diana? Ragazzi, è il momento di truccarci, le rane dovrebbero essere belle anche mentre lottano. Non siamo colpevoli, lo siamo stati noi. Ma tutti lo pensano. Li faremo riflettere, la cosa importante è che non siamo stati noi, no? L'importante è che siamo scappati, quindi andrà tutto bene. Perdenti, state zitti, abbiamo una cosa importante in ballo. Abbiamo una cosa importante, anche noi ce l'abbiamo. Non siete il centro del mondo. È un bene che Giorgia non l'abbia saputo. Perdenti, avete rotto la finestra con la palla. Forza, confessate. Bruno, hai detto qualcosa? Dimmelo subito. Giorgia lo sa. Cavolo, accidenti! E adesso che facciamo? George non deve sapere della nostra idea e quello che vogliamo fare? Oppure ci metteremo nei guai? Lo chiedo ancora una volta, chi ha rotto la finestra del bagno con questa pallina? Ciao, George! Non siamo state noi, siamo brave ragazze e anche i nostri fidanzati. Non ho mai rotto una finestra in vita mia e soprattutto nel bagno, quindi è colpa vostra, perdenti, che giocate spesso a calcio balilla. Ragazzi! Ma noi non abbiamo rotto niente! Volete che faccia un interrogatorio severo a tutti? Ascolta, George, non serve fare tutto questo. Mandali dal preside, se ne occuperà lui, non credi? Lascia stare, avanti. Ma forse riuscirò a capire tutto da solo. Era solo un consiglio. Ragazzi, dobbiamo andarcene subito, così sarà impegnato con i perdenti e non saprà quello che abbiamo in mente. Forza, perdenti, allora muovetevi! Giorgio, non siamo stati noi! Perché i perdenti sono sempre colpevoli? E tu, capellona rosa, pensi di non essere una perdente? No, io non sono una perdente, sono solo amica di Julie. Sono d'accordo, possiamo evitare di andare dal preside, non credi? Proprio perché l'hai detto ci ho ripensato. Andrete tutti dal preside. Allora? Sì, ragazze, sembrate combattenti, in effetti. Accidenti, questo non va bene, ragazze. Lo so, ma come facciamo a nascondere il volto e a vedere e a combattere, eh? Oh, le rane ci faranno a pezzi. Volete davvero litigare con le rane? Che si considerino come vogliono. Non cedete a queste provocazioni, vi prego. Davvero, mascotte? Dici sul serio? E allora perché te la sei presa per i giocatori? Allora, mascotte, noi vogliamo seppellire le rane. E va bene, rimangono solo affari vostri. E allora che dovremmo fare? Un attimo, ragazze, devo pensare. Oh, avanti, cervello, pensa, accenditi. Ciao, ragazze. Ehi, ma dove... che fate? Dove state andando? In bicicletta? Sì, bicicletta. In bicicletta, certo. Cocciabi, se glielo diciamo non lo dirà nessuno, giusto? Naturalmente no, Diana, lo sai. Ok, le rane vogliono litigare con noi dopo la lezione e noi vogliamo spaventarle e lo faremo. Giusto, ragazze? Sì, ragazze, non importa, fate come vi pare, però dovete sembrare più sportive, così non spaventate nessuno, non credete? Vado a chiamare i giocatori, così magari vi danno un consiglio. Sì, Cocciabi, non vorrebbe venire anche lei? La prego! No, ragazze, sono un'allenatrice, non posso fare tutto questo, capite? Ho una reputazione, però avanti, ce la farete? Se n'è andata, è scappata. Avete visto? Abbia paura delle rane. Diana, adesso che facciamo? Le rane ci faranno a pezzi. Ragazzi, ho un'idea. Passa montagna, eccoli qua. Wow, le rane non ci riconosceranno di certo. Diana, questa sì che è roba forte. Perché non ce l'hai data subito, eh? Ragazze, meno parole e più fatti, mettetevi il cappuccio. Questa lotta sarà fantastica. Siamo pronte. Ragazze, non così, ecco l'elemento più spaventoso. Ora sì che le rane se la faranno sotto. Qualcuno avrà paura. Posso vestirmi anche io così per prendermela con i cestisti? Mascotte, non preoccuparti, ci penso io a loro. Allora, ragazze, ora dobbiamo andare, forza. Si combatte. E non dimenticate che siete le nostre rappresentanti. Ciao, giocatori di basket, ora non abbiamo tempo. Beh, giocatori di basket, ve la siete fatta sotto. Non offendete mai più la mascotte. Provate a toccarmi la testa ancora una volta, è chiaro? E quelli chi sono? Non lo so, ma sembrano davvero cattive. Sembra che ci sarà una lotta dentro la scuola. Saranno coinvolte anche le bunnies? Beh, andiamo a vedere. Spostatevi, arrivano le bunny. Non ne ho idea. Non lo so nemmeno io. Ma che sono quelle due? Non l'abbiamo capito. Usciamo, non voglio finire nei guai. Toglietevi, i cestisti stanno arrivando. Spero che non venga George, altrimenti ci fermerà. Allora ci sono tutte? Sì,
Non avete paura, vero? No! Bene, allora mostriamo a queste bunny che si credono cool chi siamo. Ciao, Rane, siamo qui con una sorpresina. Esatto, una sorpresa tutta per voi. Oh, bunny, siete qui. Dove sono le altre, eh? Non volevano sapere che abbiamo da dire. Allora, ragazze, parliamo? Oh, è questa la sorpresa che ci hai preparato? Ehi, killer! Killer? Rane, ve la volete prendere con le nostre amiche? Prima dovete parlare con noi. Sì, ragazze, parlate con loro e spiegate come ci si comporta con noi avanti. Sì, ragazze, fatele a pezzi, forza! Basta! Ok, basta! Ma chi sono queste? Sono le killer e ci guardano le spalle. È vero, darebbero la vita per difenderci. Chi sta insultando le nostre cheerleaders? Tranquilli, le ragazze se la caveranno da sole. Dannazione, hai messo in mezzo quelle killer? Contro noi che siamo indifese? Era solo una piccola sorpresina. Non volevamo fare niente di male, ma loro invece... Davvero? E quale sorpresina ci avete preparato? Forza! Le bunny sono le migliori! Le bunny vinceranno! Che facciamo? Io direi di menargli. Secondo me non serve. Credo che le rane abbiano capito stavolta. Rane, vi abbiamo sentito, parlavate in classe. Le bunny sono forti. Le bunny sono... Beh, devo andare in bagno. Non è colpa nostra. Noi eravamo contro la rissa. Ottimo lavoro, ragazze, siete state brave. E quindi diteci, queste ragazze chi diamine sono? Non è necessario che voi lo sappiate, ma non date più fastidio alla mascotte. Ok, ok. A chi altro spacchiamo le ossa oggi? A nessuno, ma se avremo bisogno di voi vi chiameremo, d'accordo? Chiamateci se avete bisogno, ok? Vi copriremo sempre le spalle. E Diana, io non ti offenderò mai, sappilo. Grazie ragazzi, ne terrò conto. Allora ragazzi, andiamo. Ragazzi, avete visto? Abbiamo combattuto contro le rane. Vi è piaciuto? Mettete un like, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi naturalmente ci vediamo molto presto. Ciao!